È iniziata così, con l'esecuzione dell'inno di Mameli, la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica svoltasi in prefettura Lodi. Poi le parole introduttive alla cerimonia del prefetto Enrico Rocca Tagliata. È con vera gioia che oggi, in occasione delle prossime festività, come la tradizione, mi appresto unitamente a voi a consegnare l'onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica. Primo fra gli ordini nazionali, a nostri concittadini che si sono distinti nel corso della propria esperienza lavorativa e di vita e che hanno acquisito benemerenza verso la nazione nei più diversi campi. La lettura di una breve motivazione forse non dà appieno il senso dell'impegno personale di ciascuno di loro, ma è ugualmente utile per comprendere come siano diversi i settori di attività nei quali si sono distinti come cittadini. Dopo i saluti del sindaco della città Andrea Furegato, la consegna degli attestati, 5 quest'anno gli insigniti. Anzitutto Alberto Pavesi, agente della Polizia Locale di Lodi, che oltre a svolgere con dedizione il proprio ruolo a servizio della comunità lodigiana, ha brillato anche per l'impegno da volontario. La consegna da parte del sindaco di Lodi. Poi Sandro Castiglioni, agente della Polizia di Stato alla Questura di Lodi, che nello svolgimento delle sue mansioni durante il periodo più critico del contagio da Covid-19 ha contratto il virus in maniera grave. La consegna da parte del questore Nicolino Pepe. Quindi Lucia Fiorini, presidente del Comitato Lodigiano della Croce Rossa Italiana, che ha svolto con particolare dedizione il proprio ruolo anche all'estero, segnalandosi in particolare durante il periodo della pandemia, la consegna da parte del presidente del Consiglio Comunale di Lodi. Onorificenza anche a Dina Toni Uberti, notevolmente impegnata nel sociale e nelle organizzazioni locali ed internazionali, nonché in quelle sportive. La consegna da parte del sindaco di Corte Palasio. Ultimo attestato di ufficiale al merito della Repubblica per Giovanni Di Teodoro, già questore a Lodi dopo aver ricoperto vari incarichi nella Polizia di Stato. La consegna da parte dell'attuale questore di Lodi, Nicolino Pepe.